Wir halten. Wir trennen und Neigung. Bene, proseguendo per il bosco, abbiamo trovato ancora un altro rudere. Adesso ho intenzione di vedere se si riesce poi a entrare dentro e vedere se c'è qualcosa di interessante da potervi mostrare. Intanto ho messo anche la cuffia perché le temperature sono abbastanza fredde, quindi preferisco rimanere al caldo. Andiamo a vedere dentro che cosa troviamo. Guardate quanto è grosso questo cascinale. È pazzesco, ragazzi. Adesso voglio provare poi a entrare un pelino dentro e vedere se si vede qualche cosa, perché è tutto quanto molto buio e anche parecchio pericolante. Adesso vediamo che cosa riesco a vedere. Innanzitutto qua ci sono degli affreschi, però non riesco a capire di che epoca possono essere. Adesso, come vedete, provo ad avvicinarmi un attimino all'ingresso. Ragazzi, qua io non mi fido molto a entrare perché è tutto abbastanza pericolante. Come potete vedere, tutto il tetto è crollato e sinceramente c'è il rischio che crolli ancora qualcosa. Quindi, raga, vi faccio vedere quello che posso da queste riprese. Bene, raga, provo ad aldeggiarmi dentro questa porzione di casa. Come potete vedere, c'è praticamente tutto il tetto sfondato. Comunque si può vedere che questa era tipo una stanza. Dall'altra parte c'è anche il camino che veniva utilizzato una volta. Poi ci sono ancora dei vecchi secchi abbandonati e là sembra di vedere praticamente uno sgabello e due tore, ma sembrano quelle tole che si usavano una volta per l'olio. Adesso provo a zoomare un po', non so se riesco a farvi vedere bene, però mi sembrano proprio quelle. Sì. Praticamente c'erano queste due stanze, supponiamo che questa sia stata la parte della sala e poi dopo si poteva proseguire poi da questa parte tramite questa porta che c'è qua e si andava poi a vedere appunto la parte che vi ho fatto vedere prima, che è inaccessibile. Anche qua, ragazzi, questa parte qua è completamente inaccessibile. Se potete vedere, tutte le pietre sono crollate. E qua, peccato che non riesco a far vedere meglio, ma ragazzi, c'è una vecchia stufa, guardate che bellezza. Però non mi sembra poi tanto vecchia questa stufa qua, comunque fatta in metallo. Poi c'è in questo cassone tutto arrugginito, non so se poteva essere quello che teneva la legna. E poi qua per terra ci sono dei vecchi cerchi con dei copertoni di una bici, ma proseguiamo dall'altra parte. Questo, raga, è l'ultimo pezzo di questa cascina diroccata. Provo a vedere anche di qua, non riesco a salire al piano sopra perché è tutto veramente troppo grandato. Questa era un'altra stanza, addirittura il soffitto è molto più basso, non so se voi riuscite a vedere cosa c'era qua dentro, ma non vedo assolutamente niente interessante. Tolto anche qui una vecchia tola, sicuramente era una tola che teneva l'olio.
Adesso proseguiamo per il sentiero e andiamo a vedere un altro rudere che è qua di fronte, a pochissimi metri. Come potete vedere anche dall'esterno, praticamente è proprio inaccessibile. Bene ragazzi, siamo praticamente scesi dalla parte di quella collina dove abbiamo visto il rudere di poco fa. Abbiamo percorso il sentiero giù. Qua teoricamente d'estate ci dovrebbe essere un piccolo ruscello. Attraversiamo completamente e andiamo da quest'altra parte. Da quest'altra parte abbiamo visto quando eravamo dall'altra parte che ci sono altri rudri. Andiamo a vedere insieme di che cosa si tratta. Bene, e per farvi capire meglio dove si trova il rudere che abbiamo visitato poco fa, praticamente si trova dalla parte opposta. Ed è proprio quello che vedete adesso sopra il mio dito. Certo che viene proprio da pensare, perché una volta che c'erano poche abitazioni, tra l'altro così lontane una dall'altra, e di sera magari per trovare un po' di tepore sì, bisognava spostarsi in un casolare. E poi c'è sempre la storia delle masche, di queste streghe che abitavano questi territori, e quindi non so se la gente di sera usciva prima che facesse buio oppure non usciva del tutto, perché uscire col buio magari uno si prendeva un po' di paura. Poi dopo vi racconto magari una malefatta delle streghe, che cosa facevano. Bene, ci stiamo avvicinando praticamente a un altro rudere. Questo qua non ha neanche proprio più il tetto, per cui penso che entrare dentro sia più facile. Non hai il pericolo che ti crolli magari qualcosa sulla testa. Ma andiamo a vedere che cosa troviamo. Bene, raga, a vedere così a prima vista non c'è molta roba di interessante da vedere. Anche perché, come potete vedere, qua è il tetto tutto crollato e dentro è tutto quanto pieno di macerie. Quindi non riusciamo a vedere assolutamente niente. Adesso provo a vedere, fare una ripresa dall'alto e vedere se si vede qualcosa da sopra.
Bene, prosegue il nostro cammino per il sentiero. Come potete vedere, davanti c'è ancora un vecchio rudere. Andiamo a vedere se questo qua è più accessibile oppure no. Anche questo, raga, diciamo che è tutto malandato. Qua invece mi sembra una vecchia stalla, non so se voi potete vederlo, però se zoom leggermente si dovrebbe percepire che lì c'è un grigliato, evidentemente si tenevano anche dei conigli o dei polli, qualcosa del genere. Qua praticamente è tutto diroccato nel momento dentro. C'è solo un'apertura qua, ma sicuramente non c'è niente da vedere. Questa qua poi è stata anche ristrutturata leggermente, si nota dai mattoni. Bene ragazzi, adesso mi concedo una piccola pausa caffè, poi dopo mi siedo un attimino e facciamo il resoconto di questa giornata. Bene ragazzi, abbiamo fatto una piccola pausa per prendere il caffè, adesso ci incamminiamo verso il sentiero e torniamo indietro, anche perché come potete vedere incomincia a fare buio e siamo parecchio distanti dalla macchina, quindi non vorrei fare tardi. E speravo di trovare qualcosa di bello da potervi farvi vedere, però comunque nonostante tutto abbiamo trovato ancora qualche rudere e abbiamo visto che una volta le case erano molto sparse una dall'altra e bisognava parecchio camminare anche di sera al buio, e ricollegandoci appunto al discorso delle masche, tanta gente si prendeva paura e magari andavano a trovare il vicino prima che iniziasse appunto a scendere il sole. E sulle masche si raccontano alcune storie, e si dice che erano molto dispettose e facevano dei dispetti appunto per far bisticciare le famiglie una con l'altra. Ho letto addirittura su un trafiletto, diceva che uno aveva praticamente risposto a una persona che era posseduta dalla masca e il giorno dopo questa persona qua si è svegliata e aveva addirittura la bocca storta. Oppure un'altra cosa che ho letto, si divertivano a fare i dispetti. Ho letto per esempio che tu magari stendevi qualcosa sul tuo balcone e il giorno dopo la tua roba stesa era nel balcone del vicino, cioè da far credere che il vicino ti aveva rubato la roba, e questi qua erano i dispetti che comunque facevano le masche. Detto ciò ragazzi, scendiamo giù, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi alla mia pagina di Instagram, maffioletti.cristiano, iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanella. Lasciate un like qui sotto nel video se vi è piaciuto, questo mi aiuterà poi a crescere ulteriormente. Ci vediamo con un prossimo video, vi auguro una buona serata, a presto!